Noi siamo dentro la balena, ma Geppetto che cosa sta facendo? Geppetto fa quello che ha sempre fatto nella vita. Continua a fare questi pezzi di legno, a creare dei burattini, delle personaggi da questi legni. Io ho sempre fatto questo nella mia vita. Sono un ottimo falegname e so fare solo questo. Ma aspetto Pinocchio da tanto tempo. Ormai sono passati uno, due... No, non mi ricordo più quanti anni, ma aspetterei altri 5, altri 10 anni per rivedere il mio Pinocchio. E adesso in attesa riceverai invece tanti bambini. Oh, sì, sì, riceverò tanti bambini qui dentro la balena, dove ho tanti segreti da raccontargli, tante storie, tanti particolari su Pinocchio, che non vedo l'ora, non vedo l'ora di vederli e raccontargli questi segreti. Lavoro allora, Geppetto. Grazie mille, grazie mille. Attenzione alla balena, mi raccomando, quando apre fuggite veloci e non vi farà niente, ve lo dico io. Avete mangiato qua oppure siete arrivati dopo cena? No, abbiamo cenato qua e devo dire che la cucina è anche buona. C'è dei diversivi anche per i grandi, oltre che per i piccoli, naturalmente. Ritornerete anche i prossimi giorni, quindi? Ah, fino a domenica saremo tutti qui tutti i giorni. Lei, Alfio, ancora 86 anni, ancora aiuta qua, un pezzo importante di questa festa. Ancora un po' faccio, un po' di lavoro. E da stamattina che è qua all'opera? Anche una settimana anche più. 4 giorni intensi, insomma. Sì. E da quanti anni lavora qua? Da sempre? Da sempre, dopo che è cominciata la festa ci sono sempre. E oggi com'è? C'è un sacco di gente? Mi piace, va bene. Cosa vi ha raccontato Geppetto? Della storia di Pinocchio. Avete fatto anche altri giochi o siete stati solo nella balena? Abbiamo fatto anche qualcos'altro. E cosa vi è piaciuto di più? La balena. Come ti chiami tu? Edoardo. Arianna. Pietra. Voi stavate giocando a palla, ma oltre alla palla che giochi avete fatto qua? Abbiamo fatto la pesca e poi solo la palla. Tu invece uguale? Sì. E cosa vi è piaciuto? Vi è piaciuta la pesca? Sì. Sì. Quale ti incuriosisce di più? Hai già visto quale farai prossima occasione? Ancora no. Io sì, ho fatto la balena. No, la balena Edgar la facciamo. Sì, io la balena la faccio domani. Domani. Tu invece come ti chiami? Mauela. E tu invece? Nicolò. Quanti anni avete? Io 4. Io 6. Ascolta, ma voi siete usciti dalla balena, vi è piaciuta? A te? Sì. Guido. E tu invece? Giovanni. Siete due fratellini? Ascolta, che gioco avete fatto oggi qua al Paese dei Balocchi? La pesca. E tu invece anche tu la pesca? Tu che cosa hai fatto? Voglio vedere il tuo tatuaggio bello. Tatuaggio! Ma che bel disegno tu hai nella faccia, che cos'è? Un unicorno. Come mai hai scelto di fare questo disegno? Perché mi piacciono i unicorni. Domani farai un altro disegno? Sì. Dove lo fai domani? Nel braccio, da un'altra parte? Del braccio. Oggi ho fatto tanti giochi, poi ho pescato 3 volte e tra questi giochi ho fatto anche la casa della fata turchina. Li hai provati quasi tutti questi giochi? Sì, infatti sono molto belli, una festa molto bella che si svolge tutti gli anni. Quindi ritornerai sicuramente anche le prossime serate? Sì, certo. Ascolta, sì. Invece quello là che cos'è? Quello là è tipo delle onde con dei pesci che ci passi e tipo ti immergi nel mare, un'immersione nel mare per fantasiosa. Ti piace? Sì, mi piace, ancora non ci sono andato però forse fra poco ci andrò. Dai, vacci subito che ti sughiamo con la telecamera.